Sinceramente sembra schiuma e anche panna. Vediamo. Niente di che. Troppo dolce. No. Sono i valori nutrizionali. Ovviamente io lo voglio provare anche nel caffè, va agitata bene prima dell'uso. Della verità è sfiziosa, niente male però, niente di che, cioè non vi aspettate un sapore assurdo perché sembra acqua e miele. Sinceramente, anche questo tentativo fallito, vi conviene farla sciogliere perché altrimenti sentite proprio il distacco tra caldo del caffè e freddo della panna, tra virgolette, schiuma da bagno. E praticamente è buono per dolcificare il caffè perché visto che è molto dolce ci sta, però ripeto, niente di che. Eccoci qua a preparare il pre-workout. Sono le 4, vado a fare, infatti io, no, non sono le 4, scusatemi, sono le 3 e un quarto. Io per le 5 comunque vado ad allenarmi, come ben sapete, per prima cosa vado a scuola guida e poi vado ad allenarmi. Quindi mi faccio oggi una semplice piedina che faccio la più a rima e rima benessere perché comunque ha un bel po' di proteine. È troppo buona come prima, l'abbiamo provata insieme e in più vado a fare 150 grammi di petto di pollo, già pesato e tutto, e vado ad aggiungerci un po' di curcuma in polvere che sapete che mi piace tantissimo sul petto di pollo. Eccola qui, io, curcuma in polvere, e poi ovviamente come fonte di grassi vado ad utilizzare l'avocado che l'ho utilizzato 2 giorni fa, quindi è ancora buono, ce l'ho in frigo. Quindi adesso mettiamo a cuocere il petto di pollo e faccio tipo, tra virgolette, un hummus di avocado solo con l'avocado, quindi semplicemente vado a creare una cremina con l'avocado stesso a mano. Quindi vado a svuotare tutto l'avocado, sapete che a me l'avocado piace tantissimo. Stavolta devo dire la verità che non è uscito tanto buono, però è buono lo stesso, però non è come le altre volte. Semplicemente vado a schiacciarlo fino a farlo diventare tipo un pureo. Però non fa niente che se comunque rimangono dei pezzettini. E poi ovviamente metto a riscaldare la piastra. Questo qui. Ecco
Eccola qui, la prima, la potete acquistare sul sito di All Supplement. Ho fatto proprio un video in cui comunque l'abbiamo provata insieme, la trovate proprio, è uno degli ultimi mukbang che ho fatto e sinceramente è molto buona, poi anche i valori nutrizionali sono ottimi. Cioè pensate che per comunque 90 grammi di pedina, quindi una pedina ha 211 calorie, 1 grammo di grasso, 27 di carbo e 17 grammi di proteine e 13 di fibre. Cioè, adoro, è perfetta come piadina. Ci possiamo più a rima, quindi aspetto che si riscalda e poi assemblo il tutto. Rientrata a casa da palestra. Sinceramente questa clip non doveva esserci, però vi voglio spiegare un po' il procedimento, quindi della cena che farò stasera. Perché raga, potrei fare anche il voiceover, queste cose qua, però sinceramente non mi fa tanto impazzire, mi impappino un botto, quindi registro, 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 poi elimino, quindi preferisco fare così. Penso che la cosa è anche più immediata. Scusatemi le condizioni, ma sto veramente sfatta, sono le 8:30 e io sto morendo di fame, perché l'ultimo pasto è comunque stato alle 3:30, quindi fatevi un po' il colpo. E sinceramente non posso parlare in cucina, quindi non sentite niente, perché comunque ci sono i miei con la televisione accesa, quindi preferisco fare così. Allora, il primo passaggio non farò niente di particolare, semplicemente taglierò i pomodorini, sono pomodorini biologici. E poi aggiungerò un filo di olio e insieme farò cuocere e rosolare anche il tofu, che all'incirca il tofu è 125 grammi dell'Eurospin, molto buono, devo dire la verità. Abbiamo fatto insieme il wet trendy vegan barra vegetariano alla curcuma, buonissimo. E quindi farò un po', lo farò così, oh. Quindi media la cottura è di 10 minuti, ma un po' ad occhio, io vado un po' con tutto, vado sempre ad occhio. E poi farò sincera, e poi farò 100 grammi di pasta integrale in misura, che è davvero molto buona. Quindi io adesso sto un po', mi sistemo e poi vado a cucinare il mio post workout.